Il ricorso del Comune di Milano contro l'assegnazione della sede dell'Agenzia Europea del Farmaco ad Amsterdam passerà alla Corte di Giustizia Europea, davanti alla quale già pende il ricorso dell'Italia. Lo ha stabilito il Tribunale dell'Unione Europea, dopo aver declinato la propria competenza a decidere sul ricorso. Sotto accusa in gravidanza la dieta vegana e vegetariana. Sono infatti triplicati in 2 anni i casi di deficit di vitamina B12 in gravidanza, con il rischio di danni neurologici permanenti per il neonato. A dare l'allarme gli esperti dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma e dell'Ospedale Meyer di Firenze, che attraverso lo screening neonatale esteso hanno individuato nei regimi alimentari sbagliati delle madri uno dei motivi del deficit della vitamina e si è passati dai 42 casi del 2015 ai 126 del 2016. Più di tre quarti, il 76% degli adolescenti italiani assume caffeina quotidianamente e quasi la metà, il 46%, ha superato i limiti massimi raccomandati. Lo ha rivelato uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Foggia su un campione di 1213 ragazzi dai 12 ai 19 anni di 4 scuole del Sud Italia. L'eccesso di caffeina, fanno intanto sapere gli esperti, può essere pericoloso per gli adolescenti, causando nervosismo, agitazione, disturbi del sonno e ipertensione. La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è una patologia sottovalutata e molto diffusa, una vera e propria epidemia che colpisce un numero di persone simile al diabete. Caratterizzata da russamento e frequenti apnee durante il sonno, che causano riduzione dei valori di ossigeno nel sangue con problemi cardiorespiratori, la patologia colpisce soprattutto la popolazione maschile tra i 40 e i 70 anni, con una prevalenza variabile dal 15 al 50% della popolazione, e nel nostro paese si attendono circa 6 milioni di potenziali pazienti. Il diametro della pupilla rivela i tratti della personalità di tipo autistico. È quello che ipotizza una ricerca guidata da Paola Binda, ricercatrice dell'Università di Pisa, condotta insieme alla Fondazione Stella Maris Mediterraneo e all'Università di Firenze. Lo studio, pubblicato sulla rivista internazionale eLife, dimostra come le fluttuazioni del diametro pupillare durante la visione di un semplice stimolo visivo siano appunto altamente predittive del disturbo. La ricerca ha coinvolto un gruppo di giovani adulti i cui tratti autistici si posizionavano nella gamma subclinica, in assenza cioè di un disturbo diagnosticato. La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma è ufficialmente diventata un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, relativamente a 2 discipline, medicina personalizzata e biotecnologie innovative. A firmare il decreto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin nel corso di una cerimonia che si è svolta nell'aula Brasca. In 5 anni ho autorizzato solo 2 IRCS, ha detto Lorenzin, l'ISMET di Palermo e il Policlinico Gemelli. Sono stata molto severa nel rilasciare le autorizzazioni, ma con il Gemelli l'ho fatto perché il progetto che mi è stato proposto è valido e sposa 2 temi fondamentali. Per ricordare i 60 anni dall'istituzione del Ministero della Salute, suggellando così il senso storico della sua attività, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso una moneta dal valore di 2 euro. Con una tiratura di 10.000 pezzi per la versione Fior di Conio e 5.000 pezzi per la versione Proof, la moneta è stata disegnata dall'artista incisore Silvia Petrasse. Lo scorso novembre, per celebrare i 60 anni del Dicastero, l'Istituto Poligrafico aveva realizzato e consegnato al ministro Beatrice Lorenzin una medaglia d'argento.